Potrebbe sembrare una situazione paradossale, ma non lo è. La Spending Review ha colpito anche l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, già l'ente che eroga la cassa integrazione, gli altri ammortizzatori sociali e disoccupati. Sentore che qualcosa sarebbe cambiato e i dipendenti l'hanno avuta quando si è avuto l'accorpamento di INPS e INPDAP. Ma adesso temono per la sussistenza del posto di lavoro, preoccupati anche dei tagli alle retribuzioni che sono stati effettuati. Così, armati di bandiere e slogan, hanno manifestato davanti la sede di Via Laurana, pronti a far sentire la loro voce fino a Roma. Questa lotta non serve solo a difendere le nostre retribuzioni, ma serve a non mettere a rischio quello che sono i servizi per la collettività. Tagliare sulla produttività può compromettere tutta una serie di servizi da rendere in tempi brevissimi, perché il periodo di crisi colpisce la fascia più debole della collettività e, guarda caso, è la parte, diciamo, dei veri clienti del nostro ente istituto.